Amici di OneTV, siamo tornati al Blue Note. Questa sera con noi una pianista americana, Rachel Eckroth. Welcome. Hi, thank you. So, la prima volta che sei qua. It's your first time here in Blue Note? In Blue Note, yes. Milan, no, but... Quindi, prima volta a Blue Note, non a Milano. Which are your feelings now in this moment? What do you expect from this night? Cosa ti aspetti dalla serata? It's nice. There's a lot of energy happening now in the room. With the people coming in, and the show's going to be good. We've had 5 shows so far, so this is number 6, and it's every night's better and better, so we're having a fun time. Quindi è il sesto concerto che fanno, quindi le sue aspettative sono molto positive. You won't be alone on the stage. Some musicians will be with you. Non sarai sola sul palco. Chi ci sarà con te? Who will be there? The drummer is John Hadfield from New York. And soon Paris, and then Anna Butters, she's from LA, and also she's originally from Australia. So it's international. So New York and LA, both sides of the United States. Mm-hmm. Yeah. So are you going to present to the Italian audience? I think your last album, The Garden, l'ultimo album, The Garden. In the title, maybe there's a something that we can find in the album, a garden, so a lot of flowers, a lot of trees, and maybe you are giving us a lot of kind of music. Ci stai dando magari tanti tipi differenti di musica, come lo dice il titolo del tuo album, The Garden. Yeah, so the concept is that every song is like a little piece of a garden, and a garden is always like a different, you know, landscape of different things. So. Yeah, so the music, each musical song has a different flavor. So. Ogni canzone ha un suo gusto differente, sono tanti pezzi di questo giardino. Concerning in general your music, you are a musician, but a songwriter too, a singer, okay? You sometimes just play, sometimes you sing. All faces of the same medal, or there is something that you... prefer. C'è qualcosa che preferisci tra fare la cantante, la cantautrice, o la musicista? I like both. You know, I started off singing as a child first, then started piano and did mostly piano until later. Then I came back to singing, but now I just as I feel. You know, which one? But I like both. They're both satisfying. So. La sensazione, però, le piacciono molto tutte e due. Let's end with where are you going with your music? What would you like to give to us? The feelings you'd like to transmit to the people? Cioè, dove ti porta la tua musica? Cosa vorresti trasmetterci? Do you mean like tonight? What is it? What am I? Tonight, in general, with your music. In general, I just like people to experience like the colors of the music. I think so far it has been, you know, everybody has noticed the different textures and colors and grooves that we bring. It's not all one thing. So I think people walk away feeling like a little energized from that. Quindi ci vorrebbe trasmettere una grande energia. You are a stage woman. I think you prefer to be on stage than to be in a studio to compose. I like both. I do. I like to be behind the scenes. I like to be out front. It's balance for me. Yeah. Mi piace sia stare in studio che stare invece sul palco, come qui al Blue Note. Thanks, Rachel. Thank you. Have a nice show, and we will enjoy your music tonight. Thanks so much. Ciao. Thank you. Thank you.
Amici di MonTV, siamo alla festa di chiusura della stagione del Blue Note, anche se effettivamente nei prossimi giorni ci sono delle altre sorprese che questi due signori, che sono più alti di me, mannaggia, ci hanno riservato, quindi adesso appunto andremo ad approfondire anche queste serate, ma prima andiamo a conoscere quello che è l'amministratore delegato di Casta Diva. Ho ragione? Sì, hai ragione, giusto. Andrea De Micheli, mi sono ricordato anche il nome. Esatto. Allora, appunto... Cos'è Casta Diva e come si inserisce appunto nel contesto del Blue Note? Casta Diva è una società di comunicazione che fa spot pubblicitari, eventi e programmi televisivi. Nel 2016 abbiamo acquisito il Blue Note, che era una società quotata, ci siamo in questo modo quotati anche noi sul ex AIM, che oggi si chiama Euronext Growth, e siamo felicemente quindi sposati, o meglio siamo il papà e la mamma del Blue Note, che quest'anno ha avuto tra l'altro una delle sue migliori stagioni, se non forse la migliore in assoluto, e devo dire, permettetemi di dirlo, ce lo meritavamo, perché dopo i 2 anni orribili del Covid, finalmente il 22 è stato davvero un anno speciale. Sì, purtroppo dobbiamo dire che è stato un anno speciale per tanti, per fortuna da una parte, e purtroppo perché purtroppo è stato appunto preceduto, certo, da altri nerissimi, perciò ben vengano questi record che speriamo ovviamente che continuerete a fare. Un bilancio della stagione lo chiedo anche a Daniele, che invece è una presenza fissa, che vediamo qua tutte le sere e che è lui che prima diceva: mi raccomando, spegnete i cellulari, mi raccomando, Esatto, le vecchie abitudini, le vecchie tradizioni che abbiamo ripreso. Siamo soddisfatti appunto di aver ripreso un po' la marcia che avevamo, come dire, abbandonato, lasciato prima degli eventi nefasti della pandemia. Adesso direi che siamo come dire, tornati in linea, abbiamo fatto una stagione, penso appunto come diceva Andrea, da record, che è stata una stagione diciamo eccezionalmente normale, nel senso che è cominciata a settembre regolarmente, abbiamo fatto un bellissimo autunno, abbiamo fatto Jazzmi, il Festival Jazz di Milano, una conclusione di stagione incredibile con il nostro gospel, e poi i nostri diciamo appuntamenti fissi con gli Incognito, con Ray Gelato, con tanti amici, tanti spettacoli diciamo che ci accompagnano anno per anno, e poi anche alcune nuove scoperte, alcuni artisti che hanno cominciato ad esibirsi e che si stanno affermando come delle nuove certezze, diciamo, dei nuovi nomi che siamo contenti di poter ospitare e che insomma in qualche maniera hanno rialimentato diciamo la nostra fiamma, la nostra vitalità, sia artisti italiani che poi anche artisti internazionali. Ora mi vengono in mente due nomi di due cantanti, ad esempio Serena Brancale, che ha fatto dei bellissimi spettacoli lo scorso dicembre, ma poi abbiamo ospitato anche Samara Joy, che è un artista che, come sappiamo, ha vinto un Grammy di recente e che insomma è entrata a far parte del nostro calendario. Quindi insomma in qualche maniera confermiamo le nostre vecchie abitudini, ma poi insomma ci muoviamo anche avanti, quindi siamo soddisfatti. Un movimento in avanti di cui fa anche parte l'estivo, chiamiamolo così, perché appunto anche l'anno scorso siamo stati al Don Lisander per alcuni appuntamenti estivi appunto di Blue Note, e poi appunto, visto che la stagione è andata bene, avete pensato di magari di aggiungere anche qualche data su giugno, quindi non c'è più una stagione diciamo canonica, è stata ad allargare, diciamo. Sì, esatto, diciamo questo è un po' a conferma della nostra, diciamo, di questa spinta che abbiamo diciamo questo abbrivio che abbiamo preso. La stagione si concluderà il 6 di giugno e poi diciamo ci trasferiremo anche quest'anno al Don Lisander per una rassegna di sei spettacoli, e poi in realtà diciamo ancora non possiamo annunciare nulla, ma ci sono delle novità che molto presto insomma annunceremo, e quindi insomma restiamo in contatto, perché ci sono delle bellissime novità. Sicuramente sì. Il Blue Note Milano come si inserisce in Milano? Perché sembra una domanda stupida, ma effettivamente ci sono, a parte che è un franchise, ci sono dei altri locali in giro per il mondo che ho avuto la fortuna di vedere, e quindi ognuno ovviamente è inserito nel tessuto sociale, nella città in cui si trova. Il Blue Note per Milano cosa rappresenta? Ma diciamo la tipica definizione è il tempio del jazz, poi in realtà noi facciamo dei generi anche che sono più allargati del jazz strettamente detto.
e forse anche per questo siamo riusciti a ringiovanire la nostra platea notevolmente. Abbiamo fatto delle statistiche, abbiamo visto che l'80% dei nostri spettatori ha tra 26 e 56 anni, mentre i baby boomer come me sono proprio una minoranza dell'8-9%, e c'è invece più di un 10-12% di generazione Z, quindi i ragazzi vengono al Blue Note, addirittura ci sono anche dei bambini che almeno uno o due tutte le sere arrivano con i loro genitori e sembra che si divertano pure. Quindi è un locale che si inserisce, credo, nel contesto della grandissima offerta che c'è a Milano anche di musica dal vivo, però è molto speciale, credo sia l'unico o uno dei pochissimi in cui si può anche cenare, bere, che fa due spettacoli tutte le sere, cioè, o quasi tutte le sere, insomma è una cosa, pensate che fa il 25% dell'incasso jazz di tutta l'Italia secondo una fonte importante come quella della SIAE, quindi capite bene, un solo locale. Si inserisce poi a livello internazionale essendo l'unico Blue Note europeo, il circuito di Blue Note ne ha 8 mi pare di locali, tra New York, Napa Valley, Honolulu e poi Brasile e poi Cina e Giappone, in Europa ce n'è uno solo ed è qua. Bene, allora le premesse direi che ci sono tutte per continuare ancora di più ad offrire, questa percentuale la facciamo salire ancora di più l'anno prossimo, quindi io intanto ringrazio naturalmente Andrea e Daniela e quindi teniamoci informati su quello che sono appunto gli appuntamenti qua del Blue Note di Milano. Grazie.